Ancora con il consigliere Raffaele De Curti, a cui veramente investiamo per questa crociata sulla carenza idrica. È una battaglia che fa onore al gruppo Vivida, lo ripetiamo e ne siamo convinti, perché è una battaglia di civiltà che merita di essere portata avanti. Siamo in una zona qui a Via l'Europa tra Capodilise e Marcianise, una zona commerciale, uno dei cuori pulsanti commerciali di Marcianise e anche in parte di Capodrise, però qui ci sono tanti problemi di viabilità, corrono troppo la sera. Io penso che l'amministrazione debba un attimino mettere mano a Via l'Europa. Vediamo pochi vigili, ci sono tanti problemi. E poi noi siamo adiacenti alla zona del cantone dove ci sono tante lamentele per quanto riguarda questi miasmi che si sentono la mattina o la sera tardi. Cosa si può fare? Cosa ha in mente la ricetta di Vivila? Allora, dobbiamo dire che questa città per lungo tempo è stata abbandonata a se stessa, a partire da un piano della viabilità, un piano traffico che è fondamentale. Non si può pensare a una città di 50.000 abitanti, di 40.000 abitanti, quasi 40.000 perché poi abbiamo perso, e questo è un altro elemento a svantaggio. Nella nostra città abbiamo perso tanti cittadini negli ultimi anni, abbiamo perso quasi 4.000 cittadini e di questi 4.000 il 62% sono tutti giovani sotto i 30 anni, che è un altro dato da prendere in considerazione. Comunque è una città, dicevo, abbandonata a se stessa e non si può pensare a una città di quasi 40.000 abitanti dove non c'è un piano viabilità o un piano traffico. E questo è un problema che si denota soprattutto in zone ad alta intensità come questa, dove ci sono tante attività commerciali che vanno aiutate, che vanno sostenute, perché poi ci lamentiamo del fatto che anche le attività commerciali stanno scomparendo, ma se non le aiutiamo diventa sempre più difficile. Ecco che è necessario un piano della viabilità, è necessario anche fare scelte coraggiose, scelte impopolari in alcuni casi. Per quanto riguarda la questione dei miasmi, delle puzze che si sentono continuamente, noi portiamo avanti da tanti anni una battaglia ambientale e riteniamo prima di tutto necessario un controllo, capire che cosa sta succedendo. Ecco perché parlavamo di centraline dell'aria. Noi abbiamo una sola centralina dell'aria attualmente che funziona e funziona al 50% e si trova nella zona dei Regi Lagni, quindi una zona completamente distante da questa e comunque adiacente alla zona industriale, quindi fa un controllo che è inverosimile rispetto a quello che poi il problema dell'aria cittadina. Quindi sarebbero necessarie almeno altre due centraline, da cui una inserirla proprio in questa zona, che è una zona dove effettivamente la sera, la notte ci arrivano continuamente segnalazioni. Quindi iniziamo a capire da qui e iniziamo soprattutto a parlare con l'ARPAC, che è l'ente competente che dovrebbe occuparsi di questo aspetto. L'assessore all'ambiente ci aveva promesso un'intercessione con l'ARPAC. Al momento non ne sappiamo più, non abbiamo saputo più nulla. Quindi è il momento di intervenire su tematiche delicate, non si può continuare a fare solo passerella, bisogna parlare dei problemi della città, perché ci sono dei problemi atavici che vanno affrontati con coraggio e mostrando anche il petto in fuori quando è necessario, come abbiamo fatto noi con la questione del consorzio. Se non parlavamo di class action, state ben sicuri che non si sarebbe mosso nulla. Quando si parla di intervenire concretamente anche con azioni legali, si ottengono delle risposte. Ringraziamo il consigliere delle Curti per questa intervista e gli facciamo davvero un grande in bocca al lupo e un buon lavoro e invitiamo anche l'amministrazione, il sindaco, a intercedere, a seguire le problematiche che pone Gruppo Vivila. Grazie e buona serata.